Il governo regionale e in questo caso l'assessore Beri dichiarano il falso sui conti perché hanno deliberato, questa è la delibera, il 25 di maggio, delibera 290 che reca la loro firma, quella di Marsilio e della Veri, che la sanità abruzzese nel 2019 ha perso 66 milioni di euro, non riesce a coprire per 14, rischia l'aumento delle tasse e dunque scippano all'ospedale di Chieti 30 milioni di euro per coprire queste perdite. È uno scandalo che nel momento in cui tanti cittadini attendono ancora la cassa integrazione, aumentano gli stipendi per i manager, i direttori e i dirigenti, persino con arretrati che arrivano fino a 100.000 euro, producono in un solo anno un debito non coperto per la prima volta in 10 anni, lo coprono togliendo 30 milioni all'ospedale di Chieti e raccontano anche il contrario pur avendo firmato la delibera. Noi denunceremo queste falsità e queste bugie fino in fondo e certamente non permetteremo che uno scippo di questa entità vada a colpire in questo caso il presidio di Chieti.